Quali auspici per il 2022? Iniziamo il nuovo anno all'insegna di uno dei tratti distintivi della nostra televisione, dare la parola alla gente. In questo caso con la domanda tipica del Capodanno. Tra le aspettative dei più, dopo due anni pesanti e destabilizzanti di pandemia, quella di uscirne e di tornare finalmente alla normalità. Tanta felicità, serenità e magari che questa pandemia finisca. Tutto il mondo, tutta la felicità a tutti quanti, la felicità a tutto il mondo e che non ci sia più il virus. Vabbè, io mi aspetto un anno assolutamente migliore. Spero che tutti si vaccinino, così debelliamo definitivamente questo coronavirus che diciamo che ci ha un po' stancati. Desidero un anno senza coronavirus. È un anno in cui il prossimo vaccino riesca a sconfiggere definitivamente il coronavirus e possiamo essere liberi. Io vivo all'estero e mi piacerebbe tornare molto più spesso in Italia senza dovermi preoccupare. Speriamo migliore di questo 2021, ma secondo me la vedo molto male con questo virus. Assolutamente condivido, quindi dai, speriamo migliore, niente di più. Che mi auguro che tutto vada bene, che questo Covid finisca. Tanta salute e tanta felicità. Un po' più di libertà e un po', non so, un po' più di... dobbiamo uscire un po' di più, insomma, speriamo. Molta pace e serenità, ma soprattutto che ritorniamo alla normalità. Questo è quello che mi auguro, veramente per tutti. Questo è il miglior augurio che ci possiamo fare. E poi più lavoro per tutti. Altro auspicio questo da far tremare i polsi a chi è chiamato a farsene carico. Ricorrente ad ogni inizio d'anno, salvo poi nel corso dello stesso, ahimè, essere puntualmente disatteso. Mi auguro che il governo dia il lavoro e staremo bene tutti. Che ci sia il lavoro per i ragazzi, per la gente, perché sennò vanno a rubare e sfasciano le case. Speriamo bene. Vabbè, un nuovo, sempre un buon augurio, no? Mi auguro la pace e la salute. Queste due cose sono molto importanti. Il resto lo sa il Signore, quello che ci manda. Sicuramente tanta musica, tante iniziative culturali per questa città che merita tanto e la Film Commission che magari inizia a far lavorare un po' il cinema anche in Molise. Dei buoni propositi, vedendo la situazione attuale, speriamo delle buone cose. Soprattutto in questi paesini del Molise, che qua noi siamo visitatori, magari si riaffollino le strade e niente, questo è un messaggio di speranza, come ormai solo questo si può dare. Spero che sia migliore di questo, in tutte le sfaccettature. Questo posso dire, auguro buon anno a tutti. E c'è anche chi, costretto a fare i conti con le piccole grandi difficoltà del quotidiano, proprio non ce la fa a vedere un futuro migliore. 80 anni, è il più duro per me. L'aspetto male. Allora, non ci si capisce più niente. È difficile tutto, è difficile. Per me è difficile tutto. Ma le speranze ce le mettiamo tutti, i cittadini, eccetera, però la questione ancora la vedo un po' ingarbugliata. Speriamo un anno che ci porta fuori da questa pandemia, per tutto, per l'economia, per le persone, per socializzare di nuovamente. Tanti auguri a tutti. Che dire di più? Sottoscriviamo e firmiamo che sia un anno di straordinaria normalità.